Le notizie sul presunto default della Sicilia, l'imminente faccia a faccia con il Premier Monti, la ferma volontà di andare al voto ad ottobre. Il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, ha incontrato i giornalisti a Palazzo d'Orléans, dopo le notizie di un possibile commissariamento da Roma. Un'ipotesi questa che il capo della giunta siciliana ha categoricamente escluso perché non prevista dallo statuto. E la smentita di quanti hanno parlato di default e di rischio fallimento per la Sicilia con articoli, interviste, prime pagine di quotidiani nazionali. Lo dichiara il presidente della regione Raffaele Lombardo dopo la conferma da ambienti governativi nazionali del trasferimento di una prima tranche di 400 milioni su 1 miliardo di crediti vantati dalla Sicilia nei confronti dello Stato. Per quanto riguarda il punto più strano della lettera, e cioè quello che riguarda la mia scelta politica di dimettermi, rispetto alla quale si sono lette tante interpretazioni sbagliate, credo volontariamente sbagliate, tipo Monti chiede subito a Lombardo di dimettersi, si pretende che Lombardo si dimetta, io gli dirò che mi dimetto, ammesso che non mi sia dimesso già il 24 mattina, nel senso cioè che non intendo assolutamente prestare il fianco a chi, perché è questa la vera intenzione di non solo uomini politici e di partiti politici, di non farmi dimettere a qualche titolo perché non si celebrino le elezioni regionali il 28 e il 29 di ottobre, cioè non si celebrino fuori turno rispetto alle elezioni nazionali. Ciò premesso, cosa vi dico? Prima cosa, che è falsa la notizia in base alla quale, secondo la quale la regione sarebbe al default, come si dice. Perché? Ma perché vedete, tanto per darvi soltanto alcuni numeri che vi pregherei di tenere presenti, noi abbiamo un bilancio della regione che è di circa 27 miliardi, 25, 26, 27 miliardi. Abbiamo un debito della regione che è di circa 5 miliardi e mezzo, 5 miliardi e qualcosa. Abbiamo un prodotto interno lordo che riguarda la Sicilia che è di 85, 86, volete arrotondare, 80 miliardi di euro. Se vogliamo fare un confronto circa la tenuta della finanza regionale con quella dello Stato, soltanto perché si abbia un'idea, il bilancio dello Stato è di circa 700 miliardi, e vabbè, ma se vogliamo confrontare il PIL col debito della regione e il PIL col debito dello Stato, il confronto è semplicissimo. Il nostro PIL è di 80 miliardi e il debito è di 5 miliardi e mezzo. Il PIL dello Stato è di 1.600 miliardi circa e il debito è di 2.000 miliardi di euro, tetto massimo mai raggiunto prima d'ora. Per capirci, se avessimo una condizione di difficoltà e di criticità pari a quella dello Stato, a fronte di un PIL di 80 miliardi dovremmo avere un debito di 96, cioè del 120% del nostro PIL. È come se a fronte di un bilancio di 27 si avesse un debito di 5, come si ha, e questo equivale a uno stipendio di uno di voi di 25, 26 mila euro e un debito in banca di 5 mila euro. Se vogliamo fare un confronto con la condizione dello Stato italiano, questi sono i numeri. Le altre cose sono soltanto chiacchiere per nulla disinteressate.